Fino al 20 maggio Palazzo Cavour a Torino ospita Mutazioni, una mostra personale dell'artista inglese Francis Bacon, un'esposizione per guidare i visitatori in un percorso di conoscenza interiore. Chi era Francis Bacon? Francis Bacon è sicuramente uno dei più grandi artisti del Novecento. Francis Bacon era un pazzo, un visionario, una furia creativa, ma anche sicuramente un uomo molto sensibile e un uomo alla continua ricerca dell'uomo del suo tempo. Quindi un artista sicuramente eccezionale e un po' che devia dai canoni tradizionali della figurazione. Un'esposizione per portare i visitatori in un viaggio interiore. Sì, perché in realtà è proprio quello su cui indaga tutta la mostra, il perché di queste mutazioni, appunto, che Francis Bacon in qualche modo faceva di tutto ciò che voleva rappresentare, perché questa mutazione è proprio la trasformazione della persona, del personaggio ritratto nella realtà in qualcosa di più profondo per far venire fuori la sua interiorità. Quindi il rapporto continuo del visitatore con l'opera dovrebbe essere uno stimolo a guardarsi dentro e a tirar fuori la propria interiorità. Che modo si esprimeva l'artista? Ma l'artista aveva un processo creativo in realtà molto, se vuoi, violento, molto appassionato, passionale. È un artista molto potente e lo vediamo in queste opere, in questa mostra, proprio dai segni che lui traccia attraverso queste tecniche che sono disegni, collage e tecniche miste che troviamo in questa esposizione. Mutazione è il titolo della mostra. Sì, Mutazione è il titolo della mostra appunto perché la persona muta e diventa qualcos'altro, cioè quello che l'artista vede. Quello che cerchiamo di fare anche attraverso, per esempio, un'installazione multimediale che abbiamo creato appositamente per questa mostra, è quello cer di cercare di far capire al visitatore come l'artista ci vede. Infatti, mettendosi davanti a questa installazione interattiva, il visitatore verrà trasformato in un quadro di Bacon, i suoi lineamenti verranno mutati e si trasformerà e si potrà vedere come l'artista l'avrebbe visto.